A te non piaceva essere mia moglie? No, no, non è così. È stato lo shock del primo momento, ma io sono affascinata, pazza d'amore per te. E mi piace essere tua moglie. Vota per Mammina, vota per Malalina. Votate per Mammina, votate per Malalina. Ci sto pensando. Tesorino, amore mio, sei bellissima. Che bei capelli che hai. Vota per Mammina, sai le cose che potrai fare. Pensa a tutte le volte che sono stata dietro le quinte per te. Non mi tradire ora, sono il tuo sangue. Basta così, è finita. Basta con la campagna, tutti quanti a votare. Non lo so, me lo sono tolto ma per la lavarmi. Ma come, ti sei tolta l'anello di fidanzamento, Olivia? Li tolgo sempre tutti. Va bene, ma gli altri li hai? Puoi dirmi dove lo tenevi? Qua, sul tavolo. Sì, sono sicura di averlo lasciato qua, nascosto. E tu che ciao, ci fai? Che fortuna che ci siete entrambi. Volevo solo no, dirvi Franco, una cosa. No, Franco, dai, ti avevo detto che volevamo restare soli. Sì, sì, certo, ma anche a me piacerebbe stare... sì, mi piacerebbe... Che cosa? Non capisco quello che no, dici. No, è che è bello che tu stia con la tua fidanzata, in questo caso Olivia, e che possiate godere della spiaggia e... e di tutte queste cose belle. Volevo anche approfittarne per invitarvi no, a... No, Franco, no. Quando torneremo a casa faremo tutto quello che vuoi, ma qui no, questo è un viaggio per guarda, due. Guarda, guarda, amore mio, l'ho trovato. Benissimo, meno male, amore mio. Sì, sì. Beh, ciao, Franco. Aspetta, 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 per favore lasciami finire, lo so che disturbo, lo so, ma volevo invitarvi a una partita di tennis che devo fare oggi, se volete venire. Beh, grazie tante per l'invito, ma non possiamo. Ma perché? È qui nell'hotel, non dovete muovervi, è comodo. Va bene, non ci vuole bene, niente. Franco, sì, va bene, va allora bene. Venite. Ciao. Ah, va bene, sono molto contento, non sai quanto. Va bene, sono ciao. Flickety con questo è tutto sistemato? Sì, sì, con questo è suo. Può prendere possesso quando vuole. Che emozione! Mettetela, rischiate di cadere! Guardate che finisce, che vi fate male! Ci sono le copie per ognuno di voi. Ah, che emozione! Vengo! Il trip della compratrice principiante lo dovrei portare a Lorenzo. A Lorenzo? Per quale perché motivo? Lui ne capisce di contratti. Adesso ti acchiappo, ti faccio vedere io! Salame, vieni! Bambini, vieni, salame, smettetela! Vieni. Ragazzi, attenti! State bene, bambini, pian pianino, non vi alzate. Qualcuno chiami in ambulanza, per favore. Lei che fa, fermoli, chiami un medico. Un momento, per favore, non si fa. Sono disperata, chiami un medico. Sì, un medico, per favore, un medico. Restate calmi, io sono un medico. Bene, che cosa aspetta? Che la chiami per telefono. Dai, chi fa male? Lui si è storto una caviglia. E l'altro ragazzo ha solo una presenza. Bisogna comprare qualche pomata speciale no, no, per no, le no, non so. Non è niente di grave. Ma li portiamo al pronto soccorso. Bene, allora andiamo subito al pronto soccorso. È stata colpa mia, colpa mia. Roberta, non è stata colpa tua, non dire così. Andiamo al pronto soccorso, non ti preoccupare, è stato un incidente. Vieni, vieni Thomas, andiamo. Uno per Lorenzo. Uno per Malala. Oh. E un altro per Lorenzo. Oh. E un altro per Malala. Oh. Pareggio. Come? Aspettate, aspettate. Che c'è? Che strano, ci sono altri due voti. Come? Che cosa? Come sarebbe? Uno per Lorenzo e un altro per... Malala, ma noi siamo sei. No, questo è un imbroglio, e tu sei un imbroglione. E tu sei corrotta, corrotta. Il io? Tuo soprannome è corrotta. Io corrotta? Sì, tu questa sei tu, di corrotta. Accusarmi. Basta con questa farsa. È ovvio che il leader legittimo di questa organizzazione lo sono io. Lo sarai solo dopo la mia dipartita. Qua l'unica leader sono io. Basta, e punto. Basta, mi sono stancato, vado via. Visto che mi sono rotto, me ne vado. Tu, se mi avessi appoggiato un sei po', tu. Avremmo potuto eliminare quell'uomo inutile. Che cosa hai detto? Che cosa hai detto? Hai detto inutile? Inutile? Questo inutile è il legittimo marito di tua figlia. E tua figlia è bigama. E ora sta per diventare trigama. Ricorda gli assi che ho nella manica. Perché non pensi prima di parlare e ti godi il tuo maritino? Lorenzo, Lorenzo, fermo. Fermo. Aspetta, mamma è molto nervosa. Anzi, più che nervosa, nervosissima. Ma sì. Va bene. Il fatto è che lei vuole sapere se tu ci tieni ancora a distruggere Flor. Dimmelo. Te l'ho sì, detto sì, migliaia va bene, di volte. Tu me lo dici, faccio, tu me lo dici, ma si vede, si vede benissimo che a volte sei perdutamente innamorato di continui, lei. Continui. Sì, allora io ho bisogno di prove. Non solo che tu me lo dica, ma di prove. Provamelo, o altrimenti... Occhio, altrimenti che cosa, eh? Oh,
altrimenti diventerai il mio peggior nemico e perderai molti, ma molti, 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 molti soldi. Va bene. Hai capito, amore mio? Va bene. Ti accontenterò. Che cosa devo fare? Devi rubare qualcosa a Flor, come hai fatto con Massimo. Ma non ha niente di simile, Flor non ha niente. Non ha niente, e quegli amuleti puzzolenti che raccoglie per strada. Ascolta una cosa, tu glieli rubi, dopodiché li disinfetti e li porti a me. Non posso. Allora, io ho bisogno di prove, non solo che me lo dica, ma di prove. No, Lorenzo, sono solo amuleti, sono sciocchezze, per di più di plastica. Lorenzo, ragiona. O altrimenti diventerai il mio peggior nemico e perderai molti, ma molti, 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 molti soldi. Accidenti, ma che cosa sto facendo? Che cosa sono diventato? Perdonami, Flor. Perdonami. Lorenzo, non lo sopporto più, non lo sopporto più, Lorenzo! Basta che lo si contraddica e lui che fa? Tira fuori gli assi dalla manica e ci minaccia! Ti giuro che se potessi strappargli mia figlia dalle braccia... Strappargli mia figlia... E matrimonio... Ah. Addio. Vado via. Ma dove vai, stupido? Me ne vado da solo, ad aspettare che venga recapitata la richiesta di divorzio. Stupido. Mi sono comportata male con te, Boniglia? E tu vorresti lasciarmi, amore mio? Malalina, Malalina, sei tu quella che non vuole essere mia moglie. Non è così, vita mia, in nessun caso. Sto male perché mia figlia mi tradisce con quell'uomo inutile e fastidioso. E anche tu ora mi vuoi lasciare, mi vuoi tradire. No, Malalina, io volevo sistemare tutto con la votazione, ma non ci sono riuscito alla fine. Sei stato tu, non avevo dubbi, lo sapevo. Come hai potuto essere tanto incapace, stupido? Eravamo quattro quelli che votavano e risultano... Lo so, è stato un errore di calcolo, sono umano, sai? Arrivederci! Niente arrivederci, vieni qua. Se mi fai un favore... Sì? Io ti giuro che rispetterò il nostro matrimonio, amore mio. Sul serio? Sul serio. Che devo fare? Siediti. Vai a Jujuy. Ah, sì? In aereo. Voli al registro civile e cerchi l'atto di matrimonio di Delfina e Lorenzo. No, no, ma questo... Sì, questo si può fare. Vai al registro civile, trovi il foglio, l'atto del matrimonio e lo strappi. Questo è un piano pericoloso, ma la mia... Tu vuoi la mia vita? Certo che la voglio. Allora vai. E fallo subitissimo! Sai qual è il bello? Il bello di tutto questo? No, non lo so, Tina. Che ho già la valigia pronta. Ma insomma, vuoi muoverti? Ci vediamo, amore mio, ti amo. Volo, volo, mogliettina mia. Volo, volo, ciao, figlia mia. Volo, volo, mogliettina mia. Mammina, che sta succedendo? Niente, amor mio. Ecco qua. Questo è quello che mi hai chiesto. Così non dubiterei più di me. Grazie. Ma non li hai distrutti? Non ti preoccupare, me ne occuperò io. Mettiti qui, amore mio. Perdonami, Bernardo, non volevo. Sei un bruto, l'hai quasi ammazzato. Ma non importa, resta sdraiato che ti curo io. Vai via, per favore, vai via. Ciao, sei bellissima. Ciao, 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 sta zitto. Che succede? Sei contento? Di cosa? L'hai fatto di proposito. Non è vero, non volevo. Hai messo l'anello? Che c'entra il mio anello? Niente, non c'entra niente. La verità è che non ho trovato quello che ho gettato in mare, allora ne ho comprato un altro.
Non ce l'ho fatta a scrivere, Olivia, e non ce l'ho fatta, è stato più forte di me. Che cosa hai scritto, Franco? Non lo so, guardalo.